Buongiorno. Cioè, di qua veramente quello che fa più Ma non male. stanno, i capellini ci sono così, non stanno. Puoi cercare di legarli quanto vuoi, loro fanno sempre quello che Va vogliono. bene, allora. Buongiorno. C'è troppa luce Buongiorno. in questa casa, ce l'avremo sempre Inverno. dietro. E quindi i colori sono spenti, brutti, perché c'è sempre il bianco. Va bene, cosa facciamo oggi? Cosa facciamo oggi? Nudo il Schifo, sole. perché facciamo schifo con i Sì, capelli e mamma mia, i tutto, miei però vabbè. capelli. Guarda, sembra che ho preso la scossa. Ah, non l'hai presa? Io pensavo di sì. Pensavo che stamattina ti fossi alzata, ha tolto il caricabatterie del telefono e zzzz. No, sarebbero più ordinati. Io Ah, ok. ci stanno sempre tutti, da tutte le direzioni vanno i miei capelli. Vabbè, capelli a parte, oggi ci facciamo i noodles, che vi faccio vedere dopo perché mi devo arrampicare, ma ho già sistemato il cavalletto, c'è la sedia, dovrei spostare tutto, non ne ho voglia. Quindi ve li faccio vedere dopo. Con le verdure. Verdure quelle che abbiamo noi, poi ognuno può usarle quello che vuole. Sì, allora noi abbiamo funghi, carote, cipolla e una rapa. Adesso ci tagliamo le verdure. Allora, la cipolla la lascio per ultimo, se no inizio a piangere. Sposto così vedete come lo taglio. Ritaglio a metà e poi a fette, basta, semplicissimo. Stavolta voglio fare in modo diverso la salsa. Invece di Ok. sfumare con la salsa di soia come faccio al solito, voglio preparare la Ma c'è salsa. anche la salsa teriyaki, se vuoi. Per quello voglio preparare la salsa prima e poi sfumare tutto quanto, aggiungere all'ultimo. Ok. Noi gli spaghetti, questi qua, i noodles, li prendiamo al Lido e quando c'è la settimana asiatica, perché alla fine. Che okay, hai cambiato per prima la carota adesso. Non fare così. Perché è tagliata così adesso? Non sono tanto. T'ho detto Scusate che che avrei ho. tagliato io. Ho male. Ti sei messa te e Va tagli bene, non fa tu. niente. È perché ho. Ho male i Perché tendini. ieri ha spostato un coso pesante da sola. Ha dovuto spostarlo da sola. Sì, non che io gli avessi potuto dare qualcosa perché era un po' scomodo da poter portare in due, però l'ha voluto fare per forza. Non sopportavo più. Lo so, c'hai ragione, però. E quindi mi sono un po'. Ah! Non si fa in quella maniera, non si fa. Dita! Carote, cipolla, rapa, funghi e dita! Edita. Però sono dita vegane. Sai quante volte mi sono grattugiata le dita che mia mamma faceva grattugiare il parmigiano? Anche io. Grattugiavo Poi le dita, dovevo buttare la grattugia tutto. che avevano i tuoi era pericolosa, perché Quella anch'io, sì, rotonda. anch'io l'ho Sì, usata io la e ci ho odiavo. grattato un sacco di volte. Prima mi metteva a grattare quando eravamo lì con quella per fare le scaglie. Ci è tagliato le carote o la zucca per fare la purea o le frittelle. E io ogni volta ce l'avevo sempre qua la pelle sollevata perché ce la tiravo secca, quella parte qua delle nocchiette. È male, un male. Sì. Molto probabilmente sti cacchi di funghi. I bambini adesso non sanno cosa vuol dire avere sempre le dita grattugiate dalle E grattugie. neanche le ginocchia. E praticamente eravamo un prodotto che passava solo grattugio, perché quando cadevi erano sempre ginocchia sbucciate, gomiti sbucciati. Io ora mi sono grattata Lo tutta la so. faccia, ho anche foto, ricordo, la mia faccia era tutta gialla, era tutta qua pus, roba ben disgustosa. Ma ho fatto un po' di metri strusciando, ho sentito un male, Lo so, non mi fermavo più. bisogna chiedere se fa male questa cosa anche a una che ha preso mia sorella, perché mia sorella, quando era ragazzina, che era tremenda, questa qua la insultava, la prendeva in giro pesantemente, pesantemente. Un giorno mia sorella l'ha presa, era dalle suore, perché mia sorella andava dalle suore, l'ha presa, sai quei muri che hanno le puntine? L'ha presa, l'ha attaccata lì e ce l'ha fatto fare tutta la... Il muro sto filandogli la faccia.
Ma la tua sorella la farà su commissione. Non penso che adesso ce la faccia, però Ma una secondo me. volta, quando avevano anche il cane, mia sorella, aveva un capostro tedesco con i miei, Ringo, era lì che mangiava, gli ha preso, no, non era Ringo forse, forse era il fratello di Ringo, quello che avevano degli amici di mia mamma e mio papà. Sì, era quello che aveva il padre del mio padrino di battesimo. Che aveva uno dei fratelli di questo qua, penso, o il papà, quello che era. E gli ha usato prendere il biscotto che aveva mia sorella in mano. Era piccola, mia sorella. L'ha preso, gli ha morsicato le orecchie al cane. Il cane non si è più avvicinato quando c'era il cibo. Mia sorella, quando c'era il cibo, il cane andava via. Lontano. Poverino. Lontano, lontano. L'ha morsicato, è scappato. Cai, 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 cai. Ha tirato una morsicata sull'orecchio. Mia sorella su questo coso qua era tremenda. Cosa? È per me? È per me? Allora, vieni Sì. qua. Vieni qua, Edi. Edi. Madonna No. Sì. È mia. per il Mac Bunny che abbiamo in casa. Aspetta, aspetta. Tutto qualcosa di fuorigano. Bugs Bunny! Turururum. Sinceramente avrei voluto farlo anch'io a una che veniva all'asilo con Beh, ma noi siamo di famiglia, perché a me, io sono sempre stato bullizzato, l'avevo raccontato, però. Forse questa l'ho raccontata anche. C'era una che una volta ci hanno invitato una nostra compagna di classe, una mia compagna di classe, mi ha invitato al suo compleanno, della vicina scuola. E sono andato volentieri, tranquillo. E c'era quest'altra mia compagna di classe che veniva lì, che veniva, è venuta anche lei alla festa perché era invitata, non faceva altro che prendermi in giro, sei grasso, ciccione, ciccione, puzzi, 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 ciccione. E a un certo punto non ce l'ho fatta più, ero stanco, volevo solo divertirmi, giocare, basta, mangiare le pizzette, nient'altro. L'ho presa, però non ho guardato dove eravamo, c'era la ringhiera che dava sulla discesina dei garage, l'ho presa, l'ho sollevata, l'ho seduta sopra, la ringhiera. E l'ho messa così, l'ho tirata così. Ho detto, se non la finisci ti lascio cadere. Ha smesso di prendermi in giro quel giorno. O meglio, lo facevo lo stesso, ma non lo facevo anche io. Mi prendeva in giro con le altre persone e quando passavo io smettevano di parlare. Cioè tutti. Non so come mai. E adesso quando adesso non più, però quando mi vedeva l'ultima volta che l'ho vista. Da lontano, ciao Alessio, da quant'è che non ti vedo, come stai di qua di là? Sì, fanno così, loro ti bullizzano finché sei a scuola, poi quando ti rincontrano da grande sembra che sei stato super amico, che ti viene Sì. voglia di Questo dire vattene a fanculo, scusatemi. qua bisogna bipparlo. No, però è vero. Sono di una falsità allucinante. Beh, c'è da dire anche che alcuni si fanno solo portare dagli altri, eh. Non mi interessa a me se il motivo per cui si sono comportati così, se perché erano Aspetta, c'è un pezzo di così, fungo attaccato al o coso. perché si sono fatti trasportare, a me non mi frega No, non so niente. di È io, così volevo come tagliare avevo prima io, quella. uguale. Così come avevo io la forza di non fare Lo certe so, cose, ma la tiravano anche alcuni per loro. stare solamente per essere accettati dagli altri facevano così, lo Secondo me sai. non è una giustificazione valida. Quindi, sinceramente, se non mi interessa. L'avete mai assaggiata la rapa questa qua? Sono buonissime. Noi l'ultima volta l'abbiamo fatta Ah, bollita. forse più senso così. Anche l'insalata è buona. Sì, noi l'abbiamo fatta bollita e poi condita con olio, sale e limone. Ma secondo me mi sa che tutta è troppa. No, tutta non la metto, perché sennò poi prende troppo sapore invadente di rapa. È la prima Troppe. volta che la mettiamo la rapa, non sappiamo se è buona. No, ma io Nei noodles intendo. quando facciamo i noodles con le verdure, sono sincera, io ci metto quello che ho, non sto a guardare di mettere solo carote e zucchine come nei ristoranti. Ma perché tanto loro fanno così, loro mettono le verdure che hanno, come Loro cucinano, nei come ristoranti mettono cuciniamo noi. quello perché devono fare lo standard. Sì, devono anche sapere che la gente poi si rimangia, se mettono cose magari un pochino più particolari, le
Anche perché penso che loro, per chi è stato magari in Giappone, in Cina, in posti asiatici comunque, e ha mangiato al loro ristorante, penso che ogni ramen, ogni noodles, ogni pietanza che è fatta in maniera diversa. Tanti che sono stati lì dicono che anche il sushi è totalmente diverso, Ma basta mangiato. guardare i video, non c'è bisogno di andare lì, basta guardare i video loro. Io guardo i video vlog delle ragazze giapponesi, tutto questo poi basta. E loro, cioè, loro cucinano con quello che hanno, non è che stanno lì a guardare solo carote e Mi tagli zucchine. poi un pezzettino prima di mangiarlo così. Come facciamo anche noi, no? Quando facciamo una pasta con le verdure, con quello che c'è, non è solo quello. Poi logico c'è. Sai una cosa che adesso a parte dei discorsi, una cosa che vorrei rimangiare che mi piace, che però non riesco più a trovare qua. È un po' che non si Cosa? trova il daikon, ti ricordi che l'avevo comprato? Oh, sì, buono. Il daikon sa di... è una specie di carota gigante bianca che sa di ravanello. È buono. Sì, e voglio anche ricomprare poi che le facciamo vedere anche qua le radici amare. Oh, sì, buone. Buone A me quelli piacciono tutte le bollite, polpette. sì, ma anche solo bollite con sale, olio, limone, un po' di pepe, mamma mia. C'erano i lampascioni l'altro giorno al Carrefour. Sì, ma non c'è voglia Ci ho che fatto lasciano un pensierino per tutte un le attimo, poi ho detto cose no. per la cosa. A me piacciono, perché quando me la fate scegliere da mamma, a me piacciono. Sono molto amari. Lo so, però li fai bollire Ah sì, ne e volevi un pezzo. tutto. Adesso poi quando aspettiamo qua me lo mangio. Però è la rottura di polizia perché è tutto appiccicoso, Eh sì. tutto viscido, quindi via. Che adesso metto un po' di olio nella padella e butto tutto assieme a rosolare. E nel frattempo vi faccio vedere la salsa come la faccio. Ok, allora, gli spaghetti sono questi. Ci sono due tipi al Lidl. Questi qua che sono fatti, hanno quattro dischetti, e quelli che hanno qua due rettangoli. Questi sono più buoni, sono molto più ricciolini. Ok, allora, adesso metto queste salse. Salsa di soia, metto in una Classica. tazzina, classica. Saranno 2 cucchiai. Sì. Poi qua abbiamo salsa di soia dolce, anche questa qua Lidl, tutta Lidl durante la settimana asiatica. Questa qua è la prima volta che la vedo. Sì, questa qua sì, anche quella la teriyaki, mi sembra che è la prima La volta. teriyaki l'ho già vista qualche altra volta, però non mi ricordo se è Anche Lidl questo o no. faccio un paio di cucchiai. Questi cucchiai sono. Questo cucchiaio non è un cucchiaio classico da tavola, è un po' più È una via di piccolo. mezzo Com'è scura e densa, fra wow. un cucchiaio da caffè e un cucchiaio da minestra. Poi metto anche un paio di cucchiai di questa qua, teriyaki. Intanto le verdure si stanno No, rosolando. voglio vedere gli ingredienti prima. Abbiamo già preso la salsa teriyaki. Sì. Anche questo un paio di cucchiai. È densissimo. Qua metticene uno solo di cucchiaio, magari. Ok, un cucchiaio. Questo è denso, sembra sciroppo d'acero. Sono proprio di C'è cipolla, spezie dentro, aceto, Asia. c'è Un po' più tanto. odore di quando entri nel ristorante. E poi metto un cucchiaio di questa che è salsa al peperoncino. Questo abbiamo già letto gli ingredienti. Questo è uguale. Cioè quella degli multipli, va bene, è uguale a quell'altra grande secondo me. No, diverso. Sono più denso. No, non è più denso. È uguale Uno è così. l'altro, sono più denso. Ok, mescolo tutto. Se si vuole, per chi vuole, si può aggiungere anche un cucchiaino di burro d'arachidi, noi non ce l'aggiungiamo No, stavolta. assolutamente no. Adesso cuocio gli spaghetti, li butto nelle verdure appena le verdure sono ben rosolate e aggiungo questa salsa qua, faccio mescolo tutto quanto per bene e poi la pasta è pronta e ci vediamo qui per l'assaggio. Eccoci qua. Faccio vedere, fai una faccia asiatica. Aspetta, aspetta. La mia deficienza l'ho fatta. Posso Assaggiamo. mangiare perché così vediamo se riesco a usare le bacchette che io ogni volta le prendo male. Buon appetito.
Buono con questo mix di salse. Tanto buono. Però hai aggiunto anche che ti sei dimenticata di dirlo, una cucchiaiata di miso. Mezzo cucchiaino di Mezzo miso. cucchiaio di miso, scusami. Mi ero dimenticata di prenderlo, però aprendo il frigo l'ho visto e mi sono E ricordata. ha aggiunto un cucchiaino in più di salsa di soia. Però Sì, perché era poca. è buono, molto buono. Non riesco più a mangiare con le bacchette, non lo so. Mi capita a volte dei momenti in cui riesco a mangiare tutto e momenti in cui voglio la forchetta. Veramente buoni. Questi qua picciolini così sono veramente buoni. Questo è pasta normale, eh. Guarda Cookie. Si è nascosto. Ha Vabbè. messo la faccia sotto la coperta che c'è sul divano. Sta uscendo l'italiano che è in me. Buona la roba. Non l'ho ancora presa. Approvatissimi. Poi ho Fatti messo un piccolo peperoncino di quelli pure. È vero. secchi, l'ho tagliato a metà, l'ho messo dentro. E si sente una punta di piccantino, ma non troppo. Tra l'altro c'è anche la salsa piccante, cioè c'è scusa, Sì. piccante, c'è scritto al peperoncino, però c'è scritto solo al peperoncino. L'altra, che non l'ho presa lì nel mobile, c'è scritto al peperoncino piccante. Quindi ho detto no, aspetta, ho già messo il peperoncino, non rischiamo che magari poi è una cosa letale. Se no poi non riusciamo Però a mangiarlo. ieri, no, l'altro ieri abbiamo comprato i peperoncini, quelli secchi, quelli di Cayenne secchi, perché ogni tanto a noi piace farci la pasta aglio olio peperoncino. Però abbiamo preso i nostri peperoncini, il nostro olio, cosa che non soddisfa, non viene bene. Perché quelli lì quando li metti che li cuoci si perde il sapore. E allora abbiamo detto, ci pigliamo questi, così quando facciamo la pasta all'aglio peperoncino, sale il peperoncino. Anche per quando andiamo a mangiare mia mamma che ci fa la pasta all'aglio peperoncino, sale aglio, olio, peperoncino. La nostra sa solo di olio e aglio. Sì. Oggi Va bene, però. faccio fatica anch'io con le bacchette che ho male. Ma te, perché hai male? A me Sì. scivola. Ho tendini infiammati. Quando comincia che mi scivola, che non riesco, lascio perdere. Anche l'altro giorno quando siamo andati, il mese scorso, 2 mesi fa, quando è che siamo andati a mangiare il sushi, nessuno gli ha detto scusami, dai la forchetta. Mi sembra che vada agosto. Sì, ad agosto, Invece stavo va parlando del mio caldo. compleanno. Sì, per il tuo compleanno. Che non ci è piaciuto. Il sushi non è roba. A parte che non c'era scelta per noi. Di solito c'è tanta scelta nei ristoranti giapponesi, per noi non c'era I miei assolutamente nipoti che sono andati a niente. mangiare, che mangiano anche, adesso per esempio, mangiare pesce, tutto, vedo che è buonissimo. È buono. Però Il c'è poca sushi non scelta era buono. per noi che non mangiamo pesce. Ma poi l'alga del sushi era dura. Cioè, se l'alga del sushi è dura, Beh, ma non è quello può buono. capitare, non è che sono loro. Quindi non sappiamo se dargli un'altra possibilità oppure no, perché alla fine quanto avevamo speso? 50 euro? 17,36 caffè 40 qualcosina. E avevamo mangiato niente praticamente. I Avevamo fritti erano mangiato buonissimi. i fritti, erano buoni. Solite verdure fritte, involtini primavera, qualche sushi, ce n'erano tipo due, tre tipi di Mi sushi. sembra che erano tre. Le verdure, Le quelle là, erano verdure, il cavolo loro buono. E basta. Quattro cose avevo buone. mangiato. Sì. E le patatine fritte. Vabbè. Però per mangiare quattro cose a 50 euro, sinceramente è un po' tanto. Quando abbiamo mangiato la pizza, siamo usciti di là che stavamo scoppiando. Qua c'è sto cavo che continua a cadere. E avevo pagato E 20, neanche 20 20 euro. euro, due pizze enormi con le 21. patatine fritte. E da bere, compreso. Da bere l'acqua. Io resta te, tra l'altro non è che avevo preso Noi l'acqua. 50 euro, con 40 e qualcosina, 46 mi sembra, sì, 46, comprese le bibite e il Sì, caffè. lo so, però avevo mangiato poco. Quindi, non lo so. Non lo so, però magari ci andiamo di nuovo un'altra volta. Di sicuro la sera no. No, sarà troppo caro per mangiare poco. Perché il menù è lo stesso, più o meno, e Sì. costa 20 euro a Il persona. doppio. Invece No. di 18, In più. mi sembra 20, poco più di 20 euro. 22, 24 euro mi sembra. Più o meno spenderemo, se andiamo la sera, su 45-50 euro solamente il menù, bibite escluse. Il Però fatto vabbè. è che è vicino
comodo per il parcheggio, perché c'è un bel parcheggio. Faremo quello nostro dove andavamo sempre, quello nostro. È scomodo perché devi parcheggiare a chilometri di distanza e andare a piedi. Vedremo di andarci comunque un giorno. Però... sì, intanto c'ho la sedia. Mi scarichi lì. Ti prendo i cani, ti do i cani così, ti fai tirare da... chissà dove ti ritrovo, in spiaggia ti ritrovo. In spiaggia. Non lo so, è Cookie, non lo so se mi tiene in spiaggia. Non c'è, ma comanda Eddie. Cookie sale in braccio. Vai, Eddie! Eddie porta, poi si gira, rigira le palle, perché oh, sto tirando solo io. Sì. E che cavolo. Vabbè, dai, adesso vi salutiamo. Sì. Fateci sapere se voi mangiate i noodles. Non era una vera e propria ricetta, perché alla fine... è una cosa, le facciamo vedere cosa mangiamo e chiacchieriamo insieme. Ah, se volete potete aggiungere che sono i ceci, i piselli, però sono un po' difficili con le bacchette da mangiare. I fagiolini. Il tofu. Tagliato a fettine, lo aggiungete all'ultimo, quello sì, si manca riesce a mangiare. Cubetti. Ma con le bacchette è difficile di mangiare con la forchetta. A cubetti li riesci a mangiarlo con... più faticoso, però vabbè, vedete voi. Così lo rendete piatto. Parla unico. Quella che un giorno si è messa a mangiare i pisellini con la bacchetta. La pasta dei piselli, cos'era? Ho capito, però è più difficile. Vabbè, dai, basta, fateci sapere cosa ne pensate, se voi piace la cucina asiatica, noi tantissimo. Il vostro piatto preferito asiatico, il mio non lo so, sinceramente sono indecisa tra i noodle e sushi, mi sa i noodles alla fine, sai che mi piacciono forse. Mi piace di più forse i noodles. E niente, vi ringraziamo per avermi visto il video, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!